Gentilissimi amestratini, sono passati 91 anni da quando alcune nazioni europee, divise ideologicamente e per motivi economici, hanno creduto di risolvere le loro questioni interne con un feroce scontro esterno che ha causato morti e distruzione, con un risultato perdente per tutta l'Europa. Quest'anno ricorre pure il 90° anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, 24 maggio 1915. Sicuramente motivi risorgimentali sono stati determinanti per questa scelta. Infatti prevalsero alla fine i calcoli del governo, la volontà
del re che voleva una guerra vittoriosa per la dinastia, l'ansia degli interventisti che sognavano un paese diverso. Fu quello il momento in cui gli austriaci ci definirono tremulo, infedeli, sleali. Ma la storiografia ha dato ragione agli italiani. Infatti, nel 1908, proprio in occasione del terremoto di Messina, il Feldmaresciallo austriaco Cora aveva progettato un'azione punitiva contro l'Italia. Ciò vuol dire che non si poteva rimanere neutrale. Però le incomprensioni italo-austriache continuarono a lungo. A Innsbruck ogni anno veniva ricordata la mobilitazione degli Sugen contro gli italiani, postilate e feste. L'accordo di Kasper e Gruber sull'autonomia dell'Alto Adige del 1949, il trattato di Copenaghen del 1969, l'adesione austriaca all'Unione Europea e all'Unione Monetaria hanno posto fine a tale scaramucce ed hanno creato un clima di distensione tra i due popoli e di collaborazione tra tutti i paesi europei. E come ha affermato giustamente Padre Lombardo, oggi nessun austriaco ha per la mente di fare una manifestazione contro gli italiani. Ricordate i fatti che hanno determinato pace e progresso e il miglior modo per rendere omaggio ai caduti di tutte le guerre, se non altro per riaffermare ancora una volta il concetto che il sacrificio di tanti non è stato vano. È chiaro che la prima guerra mondiale non è stata facile per gli italiani. Lo ricorda nel suo diario di guerra l'amastratino Antonino Bartolotta. In tale tragedia furono scaraventate tre generazioni, i padri di famiglia. Personalmente non sapevo che i primi combattenti avevano 36 anni e avevano lasciato a casa 5 e 6 figli. Gli uomini maturi e soprattutto i ragazzi del 99. Ricordo che l'ultimo ragazzo del 99 è morto 2 anni fa a Mistretta. E a sopportare il peso delle battaglie furono i contadini meridionali, quando per la loro parte avevano fatto poco o niente. Ma proprio dalle trincee si diffuse il grido di un'equa giustizia sociale, di un impegno politico ed economico per il sud d'Italia e soprattutto il desiderio di pace per un progresso umano fondato sulla cooperazione e la collaborazione. La necessità di abbattere le ingiustizie, le miserie, la fame, le malattie e le sofferenze nel mondo ha spinto l'Italia oggi ad operare con le sue forze armate in tante parti calde del pianeta. E il contributo di sangue è molto alto. Ricordiamoci i caduti di Nassiriya. Dunque questa commemorazione vuole avere un duplice significato: rinvigorire la memoria, perché senza memoria i popoli non hanno futuro, e ringraziare le forze armate per tutto ciò che fanno a difesa del cittadino, della patria, dei diritti dell'uomo e soprattutto dei deboli. Per cui è spontaneo e doveroso e sincero il grido: viva l'Italia, viva il 4 novembre, viva le forze armate. Thank you.
Thank you.